Vai. Questa è l'uomo scato con cui faccio il passito. Esposizione sud-est, secondo me la migliore esposizione per fare un appassimento in pianta. Utilizzo un sistema un po' particolare che è quello del taglio del tralcio. Ho privilegiato questo sistema perché ritengo che sia quello più naturale. L'uva appassisce dove è nata con le condizioni del tempo, col sole, col vento, con la notte, con l'escursione termica, con le nebbie, con la pioggia, speriamo poca, per dare un prodotto che rispecchi esattamente la terra da cui viene. Verso un'annata normale, verso l'inizio di settembre, passo e poto il tralcio. L'uva sta qui fino a ottobre, inizio novembre. Quest'anno, annata molto particolare, il tralcio è stato tagliato subito dopo Ferragosto e siamo a metà settembre e l'uva è già assolutamente pronta per essere vendemmiata, perché se la lasciassi ancora andrebbe bene per motta o bauli per fare il panettone. Tieni presente che le rese del moscato per disciplinare uva fresca, vino, quello che si usa per fare l'asti spumante o il mascato d'asti, è il 75%, quindi 100 kg di uva, 75 litri di vino. In questo caso, nel mio caso, 100 kg di uva fresca credo che non diano più del 15% di resa, alcune nate anche meno. E allora a volte sono un po' demoralizzato quando sotto la pressa non esce nulla.